delle tante discariche abusive che c'è sul nostro, vicino al nostro territorio, tra Guidonia e Tivoli, e alcuni punti si vede che sia stato già bruciato, insomma è stato dato al fuoco alcune, ma è una catasta incredibile di immondizia. Siamo praticamente al ridosso di Stacchini, la località Stacchini che sta qui dietro praticamente, dove ci sono vari accampamenti di Rom, quindi zingari ed altro, e dove abbiamo provato ad accedere prima, ma era difficile anche accedere, c'era un problema sulla strada quindi d'accesso, dove adesso andiamo più avanti, facciamo vedere, c'è un accampamento vero e proprio e da dove la notte si vedono dei fumi, più vicino bruciano di tutto, dall'autostrada ma anche da Google Maps si vede che ci sono questi focolai di notte. Ecco, una è lì in diretta adesso, stanno bruciando qualcosa. Siamo nella parte più pulita adesso, qui appunto vicino all'autostrada, e c'è anche dell'Ethernet rotto, quindi cancerogeno, che come sapete l'Ethernet in base allo stato di mantenimento è più o meno cancerogeno. Spezzato così è totalmente pericoloso. Ma questa è una delle parti più pulite. Poi Paolo, ma se passi le immagini mi fa piacere, dell'altra parte, da Stacchini, quindi della parte di accesso reale all'accampamento. Si vede qualcosa, le varie capanne eccetera che hanno costruito, le varie baraccopoli. Parliamo molto di Napoli e della Terra dei Fuochi, ma vediamo che anche qui la situazione non è differente. Bisogna attivo di Terra dei Fuochi, questo è uno dei tanti appunto fuochi accesi la notte. Materiali di vario tipo. Ancora Ethernet in quest'altro punto, sempre un spaccato, diciamo rotto, e insieme ad altri materiali di tutti i tipi. Ecco, guarda lì ci sono dei cavi, qui è stato tolto il ramo, vedi? C'è soltanto la plastica, si vede perfettamente le buste. Queste sono le buste che vengono bruciate. In questo caso non sono state bruciate perché il ramo è già stato tolto, se no diciamo, bruciano la plastica per togliere il ramo. Stasera ci troviamo qui, guardate il rogo, praticamente nella zona, guardate la nube nera. Peccato, purtroppo questo obiettivo non è adatto per riprendere, ma potete vedere lì c'è Tivoli, siamo praticamente alla piazzola SOS subito dopo l'entrata di Tivoli Terme. Anche questa sera puntualissimi, guardate la nube nera, guardate, c'è una nube nera incredibile, tutte le sere il cielo è sereno, guardate, ci sono le stelle, si vedono anche, eppure qui è tutto buio di questa nuvola nera che voi non potete immaginare l'odore. E anche questa sera lì giù in quella che dovrebbe essere la vecchia polveriera, vedete, ci sono fuochi, lì ci sono campi Rom, eccolo lì il fuoco che arde puntualmente. Qui dobbiamo andare via di corsa perché, ecco, io sto parlando con un mio amico, dobbiamo andare via di corsa perché c'è una diossina che qui uccide. Io non lo so, queste persone poi che abitano lì, guardate, un inquinamento costante, guardate, una cosa, qualcosa di incredibile. Senti. Ma senti l'aria, andiamo via. Purtroppo qui bisogna venire con un obiettivo più potente domani. Ecco lì che arde, guarda, è lui, E brucia plastica, guardate. Costantemente. Dobbiamo andare via perché, guardate, è tutto nero qui, come ogni sera. E io chiamerei anche quest'oggi, guardate, tutta una nube nera incredibile, chissà cosa, guardate il fumo, ecco,
con la luce si vede il fumo, guardate. Guardate il fumo, che adesso scappiamo, se no qui ci uccide questo. Guardate il fumo. È una giornata nube nera, guardate. Terribile. Dobbiamo andare via perché veramente c'è troppo. Vicino tra Bagni e Guidonia, quindi Tivoli e Guidonia, il comune, la situazione di degrado che proprio esplode, e abbiamo visto prima qualche focolaio acceso sia in diretta che già brucia di notte, e adesso andiamo a vedere qualcosa all'interno. Su questo ho chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per cercare congiunto con Tivoli per cercare una soluzione a livello ambientale, quindi trovare una soluzione che possa arginare quello che è il degrado che c'è qui dentro, dall'Eternit ai fuochi che accendono la notte, che bruciano di tutto e di più. Vediamo se